E all'attacco di Berlusconi e Salvini va il Movimento 5 Stelle, il centrodestra è diviso, dice Luigi Di Maio, noi pronti a governare. Claudia Mazzola. Si appella agli elettori, Di Maio, serve uno scatto d'orgoglio, dice, bisogna mandarli tutti a casa. Che votiamo a fare, si chiede, ricordando le parole di Berlusconi, se dobbiamo ritrovarci Gentiloni? PD e Forza Italia, insiste, sono la stessa cosa, noi, l'unica alternativa. Ci sono due opportunità, votare per loro e continuare con questo caos a non far cambiare niente, votare per noi e garantire stabilità a questo paese e dare la possibilità però all'Italia di cambiare veramente, di ricominciare a rimettersi in moto. In Parlamento spingono sull'abolizione dei vitalizi 5 Stelle che depositano un'istanza per chiedere la calendarizzazione urgente in Senato del provvedimento già approvato dalla Camera. Il movimento lavora per conquistare l'elettorato cattolico e moderato, con Di Maio che gioca la doppia partita all'estero e in casa. Qui prosegue con il giro tra le piccole e medie imprese e gli artigiani, mentre continua a tessere rapporti con le diplomazie straniere per sgombrare i dubbi sulle posizioni del movimento rispetto ad alcuni temi chiave come l'Europa e l'euro.